Anche San Giovanni in Croce, quasi in sordina, ha il suo centro vaccinale, uno SPOC, come si chiamano in gergo, ossia un centro con somministrazione inferiore rispetto agli hub, ma comunque un appoggio importante. Tant'è vero che, inizialmente pensato per i comuni afferenti, la Fondazione Aragona, nei cui poliambulatori le vaccinazioni vengono effettuate, ha ospitato nei primi 2 giorni anche over 80 giunti da più lontano. Una scelta di ATS Valpadana che ha spostato anche residenti di altri comuni casalaschi, cremonesi e persino mantovani all'Aragona. I primi 2 giorni, come detto, sono stati giovedì e venerdì, e sempre di giovedì e di venerdì a San Giovanni si continuerà a vaccinare. Una scelta dettata da SST di Cremona, dopo che inizialmente la fondazione si era offerta per il sabato e la domenica. Nel complesso, spiega Lucio Attolini, che fa parte del CDA della RSA e struttura riabilitativa di San Giovanni in Croce, dopo aver vaccinato tutti i nostri ospiti nelle settimane scorse, avremmo dovuto ricevere all'incirca 450-500 over 80 provenienti dai comuni di San Giovanni in Croce, Martegnana di Po e Casteldidone. In realtà giovedì abbiamo somministrato 82 vaccini, ma soltanto un paio di persone provenivano da questi comuni. Ciò significa che vi è un interesse extracomunale. L'Aragona ha messo a disposizione 2 infermieri, un medico e un dipendente amministrativo, oltre a tutta la cosiddetta materia prima. Ad SST di Cremona è stato sufficiente fornire il vaccino. I conti non tornano, non del tutto, perché i 6 euro garantiti dalla Regione Lombardia per ogni vaccino non consentono un vero e proprio guadagno, ma in questo momento la mission non può essere economica, bensì sociale, come conferma con il suo grazie, che raccoglie anche quello dei colleghi Alessandro Gozzi e Piero Romeo Vaccari, il sindaco di San Giovanni in Croce, Pier Guido Asinari. Ringrazio il Consiglio di Gestione e tutta la Fondazione Aragona per essersi resa disponibile e per essersi soprattutto attivata affinché diventassero centro vaccinale. Noi sindaci di San Giovanni in Croce, di Martignana e di Casteldidone abbiamo sostenuto fin dall'inizio questa scelta e siamo particolarmente contenti che questa scelta sia a favore non solamente delle nostre comunità, ma un po' di tutto il territorio.